Buonasera a tutti e bentrovati al quarto appuntamento del Mese dei Portieri. Diamo il benvenuto al nostro ospite di questa sera, Luca Bucci, che dovrebbe essere già in collegamento. Se puoi accendere telecamera e microfono. Ciao Alberto, ciao a tutti. Ciao, Ciao, ciao buonasera. Luca, Tutto tutto bene? Dove ti trovi in bene. questo momento? Questo momento in cucina di casa mia. Grazie, grazie perché lo chiedo sempre a tutti e ti ringrazio di ospitarci per questa sera. Siamo in tantissimi e siamo tutti a casa, è come se fossimo tutti a casa tua. Bene. Non so se ci Dove... state tutti, non riesco a far entrare tutti, magari, però ci proviamo. Grazie mille. Saluto anche Lorenzo Battaglia, che dovrebbe essere collegato anche lui. Ciao Ecco, Lorenzo. ciao Luca. Ciao, ciao, ciao Lorenzo. Ben trovato anche a Lorenzo. Bene, allora vi chiedo come sempre un paio di minuti che presentiamo la serata e poi arriviamo al sodo del confronto di questa sera. Quindi, YouCoach ha deciso in questo anno un po' particolare di dedicare ogni lunedì ad una serata di formazione. Abbiamo deciso di offrire questa opportunità di studio e di aggiornamento a tutti i nostri allenatori con questo nuovo strumento che abbiamo conosciuto in questo momento un po' particolare, che sono proprio i webinar. Faccio un saluto particolare a tutti i nostri abbonati, a tutti i nostri colleghi allenatori e in questo mese anche a tutti i nostri colleghi allenatori dei portieri. Questa sera siamo anche in diretta su Facebook, quindi ci potete seguire sia su una piattaforma ma anche direttamente su Zoom. Come vi dicevo, in questo anno abbiamo deciso di mettere in piedi questi due progetti, il progetto YouCoach Class e YouCoach Guest. E andiamo a vedere nel dettaglio quello che è stato questo mese, perché abbiamo deciso proprio di dedicarlo ai portieri per cercare di promuovere questa integrazione che ci deve essere sempre di più. Fra gli allenatori, lo staff e il gruppo dei portieri, che di solito li vediamo e li pensiamo sempre isolati in una parte del campo che si allenano e magari fanno solo una piccola parte dell'allenamento con la squadra. Quindi abbiamo deciso di dedicare questo mese proprio ai portieri, con degli allenatori dei portieri di grandissimo livello, proprio per capire qual è il modo migliore per farli interagire. Siamo partiti con Manuel Amoroso, coordinatore dell'area portieri del settore giovanile dell'Inter, che ci ha presentato la figura del portiere nell'attività di base, come coltivarla. Poi siamo passati con Nicola Pavarini, coordinatore dell'area portieri delle nazionali giovanili, per vedere nel settore giovanile l'evoluzione anche di quello che è il ruolo del preparatore. Abbiamo fatto lunedì scorso con Adriano Zancopé, abbiamo affrontato il tema dei preparatori, dell'allenatore dei portieri sulle prime squadre. E concludiamo stasera con Luca Bucci, che fa parte proprio del progetto YouCoach Guest. Vi ricordo che in questo mese sono usciti anche i nostri tre ebook dedicati al mondo dei portieri. Nella chat vi sarà dato un codice sconto per l'acquisto anche sul sito, non solo degli ebook, ma anche di qualsiasi altro prodotto che potete trovare interessante nel nostro sito. I prossimi appuntamenti non perdeteli perché ci stiamo già preparando per il mese di aprile, che sarà il mese della tecnica. Abbiamo già costruito tutto il nostro programma, quindi ve lo porteremo a conoscenza a breve. Tutti i nostri webinar possono essere rivisti, oltre che nel nostro canale YouTube, anche all'interno del nostro sito. Basta una semplice registrazione. Tutto il mese dei portieri è libero e gratuito, per cui chiunque può entrare e nella sezione I miei webinar rivederli. Bene, eccoci qua. Arriviamo al nostro ospite. Grazie per aver atteso, ma soprattutto grazie di aver accettato questo invito, anche perché so che di solito non ti esponi molto in pubblico, quindi grazie ancora di essere qua con noi, Luca. Grazie a voi per l'invito. Sì, in effetti non sono molto incline ad apparire, a fare interviste. Sono abbastanza riservato nella mia vita.
Bene, allora questa sera cercheremo di coinvolgerti con un sacco di domande che spero che arriveranno tantissime sicuramente da tutti i nostri colleghi che ci stanno ascoltando, anzi vi invito a farle. E c'è con noi Andrea che dietro le quinte, che saluto, gestisce sempre tutto alla grande, quindi scrivete per cortesia le vostre domande sulla sezione, sull'apposita sezione domande e risposte, e poi tramite Lorenzo le rivolgeremo a Luca. Vi ricordo che oltre alle domande potete prenotarvi anche per un intervento dal vivo, quindi se potete alzate la mano e vedremo se riusciamo anche a farvi parlare con Luca. Luca, vediamo il tuo curriculum che è molto lungo. Una cosa in particolare, hai affrontato da calciatore tutte le categorie dei professionisti, naturalmente, hai fatto la C2 se non sbaglio, la C1, e tantissima una panoramica a 360 gradi. Ti chiedo, nel tuo percorso, qual è stato un momento particolare, uno dei momenti più belli o un momento in cui hai imparato qualcosa di particolare? Guarda, è difficile trovare solo un momento, per fortuna, bello, perché ce n'è stato più di uno. È chiaro che ci sono state delle vittorie o comunque la partecipazione a un mondiale del 94, ci sono state delle vittorie di trofei importanti come la Supercoppa Europea, la Coppa UEFA, vari campionati. Direi che ci sono stati ovviamente anche momenti brutti. Io in generale credo questo, che nel percorso che io ho fatto c'è stato, ho conosciuto varie sfaccettature, da lottare in C2 per vincere il campionato, per non retrocedere, in C1, in Serie B, in Serie A, e addirittura cercare di vincere un mondiale. Tutte queste cose, con vittorie e sconfitte, alla fine sono state una grande risorsa per me, perché mi hanno insegnato tanto. Al momento la sconfitta la vivevo ovviamente male, però è qualcosa che con il passare degli anni mi ha fatto capire che tutti questi eventi mi hanno aiutato a crescere come professionista, come persona, e quello che sono ora anche come allenatore dei portieri è quello che ho vissuto in passato. Quindi ogni cosa, bella e brutta, mi è servita, e non so cosa mettere come episodio. Ovviamente le vittorie gratificano, ma la sconfitta sicuramente ti insegna più che una vittoria, perché una vittoria sei, come dire, inebriato dall'euforia, mentre invece nella sconfitta cerchi di riflettere perché è arrivata la sconfitta. Forse insegnano di più le sconfitte che le vittorie. Hai avuto tantissimi grandi allenatori e anche tantissimi compagni di squadra, dei campioni. C'è qualcuno che ricordi in modo particolare, che ti ha lasciato qualcosa? Ci sono tanti, anche qui, tantissime persone che devo ringraziare. Prima di tutto Carmignani, se sono stato scelto a Parma nel settore giovanile, che avevo 14 anni e mezzo, perché lui ha visto in me del potenziale, quindi sicuramente è una delle persone che devo ringraziare mio padre ancora prima, che mi portava ovunque per giocare, da un paesino piccolo della montagna. Quindi devo ringraziare molte persone. Ci sono stati allenatori tipo Marchioro e Sacchi che hanno visto in me le potenzialità di un portiere moderno e mi hanno usato come un portiere moderno. Altri un po' meno, però assolutamente. Poi giocatori fantastici, alcuni anche talenti che hanno sprecato un po' il loro talento, ma grandissimi giocatori. Eri già all'epoca un precursore come ruolo del portiere. Eri già avanti, no? Forse sono nato troppo presto. Credo che
come ero, ma il mio percorso già nel settore giovanile del Parma e comunque incontrando allenatori come Sacchi, come appunto dicevo prima, Marchiolo alla Reggiana nel 92, credo che incontrando questi tipi di allenatori sono diventato un portiere moderno perché loro volevano quello. E poi ho iniziato a giocare, ho cercato di giocare in un certo modo, anche con il cambio della regola. Dopodiché, come dicevo prima, qualcuno mi ha sfruttato, qualcuno meno, però io credo che adesso potrei essere un portiere, di quelli che si vedono molto moderni. Il problema è che sono un po' piccolo e quindi mi scarterebbero nel settore giovanile. Esatto. Perché molti, non tutti, adesso si sta un po' anche in questo senso si stanno un po' ravvedendo, perché credo che alla fine il talento debba essere privilegiato. Dopodiché è vero che ci deve essere anche la struttura, però se c'è solo struttura e non c'è talento, si può fare poco. Sapevi già di diventare un allenatore dei portieri oppure questa cosa è maturata piano piano e adesso come ti vedi e soprattutto come ti vedi anche in futuro? Allora, da quando ho iniziato a giocare, non pensavo forse di fare l'allenatore dei portieri, non sapevo neanche se stare così tanti anni nel mondo del calcio. Quando ho iniziato, io ho giocato fino a 40 anni, nel 2009, l'ultima mia squadra è stata il Napoli, e quando iniziavo ad andare verso il tramonto della mia carriera, la cosa che mi piaceva e mi interessava e mi affascinava era allenare i portieri. È sempre stato, come dire, una cosa che appunto mi affascinava. Io credo che finché sarò curioso, continuerò ad allenare. Quando non sarò più curioso, vorrà dire che devo smettere. Bene, e direi che proprio questa è una tua caratteristica che io in prima persona, insomma, ho potuto apprezzare nel quotidiano, proprio la tua curiosità, ma anche e soprattutto la tua voglia di cercare sempre qualcosa di nuovo e di non fermarti su quello che è stato, ma nell'andare avanti. Quindi direi che possiamo iniziare la nostra serata. So che hai preparato per noi un po' di video su cui riflettere, però comunque vorrei che diventasse anche una serata dove i nostri colleghi allenatori si sentissero liberi di fare delle domande e delle curiosità a Luca. Quindi iniziamo e dopo vediamo di girarti più domande possibili. Il nuovo portiere. Ok, inizio Vai. io? Beh, queste sono immagini abbastanza eloquenti, no? Si vede quello che era un portiere di tantissimi anni fa. Spesso si giocava a mani nude, oppure con guanti che non avevano i lattici dei guanti moderni, palloni molto più pesanti, in cuoio. E quindi materiali, equipaggiamenti dei portieri sono cambiati notevolmente. Io sono passato anch'io da giocare a mani nude, ai primi guanti a volte mi ricordo da piccolissimo, i guanti erano i guanti di lana, oppure c'erano quei guanti che molti di voi conosceranno, con tutti quei tipo nel palmo c'era quel rivestimento che hanno le racchette da ping pong, quindi ora l'evoluzione dei materiali agevolano anche la presa del pallone e così via. Quindi è cambiato tantissimo in questo senso e per fortuna. È qualcosa che agevola
il portiere. Partiamo proprio da un video, quindi prima dell'ingresso della regola del 92. Sì, perché potremmo anche partire da più lontano, però non stiamo qui a ricordare qual è la storia del portiere fin dagli albori, ma guardiamo solo quello che è un po' più recente, cioè perché usava quella parte del corpo che usava sempre. E spesso nelle immagini non ci sono, ma i portieri non effettuavano neanche il rinvio dal fondo. Era di solito un difensore, il vecchio libero, comunque un difensore che calciava e poi era costretto a fare 20-30 metri di scatto per raggiungere la linea difensiva. Quindi gli europei del 1992 fu l'ultima competizione che si giocò con la regola vecchia, e come avete visto, quindi gli europei del 92 dovrebbero essere, se non sbaglio, ma non credo di sbagliarmi, quelli che vinse la Danimarca. E il portiere poteva ancora prendere il portiere con le mani. Da quella competizione in poi fu fatto divieto al portiere di prendere il pallone con le mani sul retropassaggio volontario effettuato con i piedi da un compagno. Questo fece diventare il gioco sicuramente più veloce, e diciamo che i portieri si dovettero adeguare a questa nuova regola. Puoi andare pure avanti. E alcuni portieri beneficiarono di questa regola ed altri invece furono danneggiati, diciamo così. Io faccio sempre un esempio. Ad esempio, come c'è scritto appunto, Zeng e Tacconi, che allora erano i portieri della nazionale, erano spesso portieri che non effettuavano neanche il rinvio dal fondo e non avevano un uso, come dire, molto fluido dei piedi, non calciavano molto bene il pallone. Sicuramente loro due ed altri furono danneggiati da questa regola. Faccio un esempio che mi coinvolge. Io fui invece, come dire, agevolato da questa regola, e con me anche altri portieri. Tacconi e Zenga erano sicuramente più forti di me come portieri. Questo su altri non dico niente, perché su di me lo posso fare questo esempio. Come portieri nella copertura della porta, probabilmente loro erano più forti del sottoscritto. Però io riuscivo a interpretare il ruolo già allora in un modo, in chiave molto moderna. E questo fu una cosa che mi ha agevolato, e come dicevo prima, alcuni portieri sono stati danneggiati da questo cambiamento. E sono arrivati nuovi prototipi, nuovi portieri che sanno usare bene i piedi. Ma non solo sono bravi nella gestione dei piedi, sono anche molto bravi nella copertura, nella copertura degli spazi alle spalle della linea difensiva. Perché è una cosa che va quasi a braccetto, no? Perché sì, comunque ti costringe a dover giocare anche fuori dall'area in qualche modo. Sì. Diciamo che quando parliamo della nuova regola, comunque dei nuovi portieri, il portiere deve avere delle attitudini nel gioco podalico, deve avere delle capacità spiccate in alcuni ambienti. Ci sono alcune squadre con una tradizione calcistica di un certo tipo, una filosofia, direi,
di un certo tipo. Prima di tutto pensiamo al Barcellona. Il Barcellona gioca in quel modo, l'Ajax gioca in quel modo da tantissimi anni, e quindi scelgono e allevano, permettetemi, passatemi il termine, allevano portieri che devono essere inquadrati in quel tipo di filosofia di calcio, e quindi che sappiano giocare direi molto bene con i piedi. Chiaro che poi devono anche saper fare il portiere, se no si mette un giocatore in porta. Credo che alla fine il portiere debba assolutamente fare il portiere. Però non a caso qui c'è una foto di Neuer, che è sicuramente uno dei portieri più forti al mondo da anni, ed è anche un interprete del ruolo moderno, forse il migliore, almeno per quanto per quello che io penso, ecco. E quindi i portieri devono sapere non solo fare i portieri, ma anche giocare in un contesto di squadra, ovviamente dove è l'allenatore che decide su come giocare, su come partire dal basso, le varie tattiche, ma sempre ci sono sempre più allenatori che vogliono cercare di sfruttare il portiere come un uomo aggiunto, e non solo come quello che è lì in porta isolato a parare dei tiri. Abbiamo fatto una domanda anche a tutti gli allenatori che ci stanno seguendo, e mi ha fatto una domanda ed è: qual è la priorità del portiere moderno? E abbiamo dato un'alternativa: parare o partecipare alla manovra. Il 65% ha risposto che la priorità è partecipare alla manovra, e solo il 35% dice parare. Tu come ti collochi? Comunque ho intuito che ti collochi un po' a metà, che ci vuole un equilibrio ormai nel portiere moderno, no? Credo di sì, credo che ci voglia equilibrio. Allora, diciamo che ci sono statistiche che dicono che il 74% degli interventi il portiere li compie con i piedi. C'è stata una partita poco tempo fa di Champions League fra Lipsia e Tottenham, dove il portiere dell'Lipsia è arrivato a toccare il pallone con i piedi al 92%. Quindi è chiaro che se, ovviamente, l'Lipsia è una squadra con un certo tipo di gioco dove sfrutta molto anche il portiere. Però cosa vuole dire questo? Che, come dicevo prima, il portiere deve sicuramente saper usare anche le mani, deve saper parare, deve compiere gesti tecnici molto specifici all'interno di una zona, che è l'area di rigore, dove lui può intervenire con le mani, quindi deve sapere fare anche il portiere, ma allo stesso tempo deve anche avere una capacità di una proprietà tecnica podalica spiccata, e non solo direi saper calciare bene di destro o di sinistro, ma essere intelligente calcisticamente, perché il portiere deve anche iniziare a capire quando è giusto fare un passaggio corto, quando a corta distanza, a media distanza o a lunga distanza. Quindi il portiere non è un ruolo solo istintivo, ma un ruolo di ragionamento. Deve sapere anche quali posizioni prendere in campo, ad esempio. Andiamo a vedere i due video, poi dopo ti dico già, Luca, che stanno arrivando un po' di domande, per cui guardiamo i due video e poi con Lorenzo andiamo a dar voce ai nostri partecipanti. Bene, abbiamo messo questi video.
ovviamente ex portiere, un allenatore di portieri meritava il pallone d'oro, però non lo daranno mai un portiere perché lo danno solo a chi fa gol, e quindi è inutile sperare in una cosa di questo genere. Però non solo di un portiere, ma addirittura degli 1-2, però lui è il prototipo del portiere moderno, a mio avviso. E credo che sia qualcuno da far vedere ai ragazzi giovani. Io, ad esempio, ai miei portieri gli faccio vedere come gioca Neuer. Ad esempio, non gli faccio vedere come gioca Ter Stegen. Ma Ter Stegen, abbiamo messo questo video per fare un ragionamento di un certo tipo, che non è tanto, cioè, al di là delle qualità che Ter Stegen ha, fai pure partire il video, che sono sicuramente qualità, ha un calcio destro e sinistro che è anche superiore a quello di Neuer, ha una capacità di giocare la palla in qualunque modo, corto, lungo, medio, che è una precisione che è fantastica. Ma il ragionamento da fare su Ter Stegen è che come portiere forse non è neanche un portiere è un ottimo portiere, altrimenti non giocherebbe nel Barcellona, ma non è forse neanche il portiere così forte che il Barcellona si potrebbe permettere. Ma il Barcellona sceglie Ter Stegen perché nel Barcellona c'è, come dicevo prima, una filosofia di calcio ben precisa, e va a scegliere un portiere che si può integrare in quella filosofia di calcio, in quel modo di fare calcio. E questo è il motivo perché ho messo anche Ter Stegen. Io, Alberto, vado con... avrei anche finito, non voglio stare qui a fare il professore che dalla mia cattedra vuole insegnare. Io vorrei, e mi piacerebbe, che i partecipanti facessero delle domande se lo ritengono opportuno. Io sono qui per rispondere e per anche confrontarmi, perché, come dicevo prima, io sono curioso e accetto il confronto molto volentieri, perché credo che faccia crescere chiunque. Tra l'altro, sottolineo qui, adesso c'è la tua immagine con tu scritto settore giovanile, è anche bello il fatto che comunque, essendo un allenatore dei portieri di una prima squadra, tu ti rapporti molto con il settore giovanile della società in cui sei, anzi, insomma, in prima persona proprio alleni qualche volta anche i ragazzi e ci tieni. Quindi con te, poi so che ci hai preparato anche qui un video molto lungo su cui fare qualche ragionamento, possiamo veramente parlare dei portieri dai piccoli ai grandi ed hai visto, insomma, di tutti i tipi. Sì, abbiamo sviluppato in questi anni che sono stato a Bologna, abbiamo sviluppato anche una metodologia tecnica e di scouting per il settore giovanile. Personalmente vado appena posso a vedere gli allenamenti dei ragazzi più giovani, perché fondamentalmente il mio non è un lavoro ma una passione, quindi mi piace andare a vedere, mi piace conoscere, perché un domani magari posso scegliere uno di questi ragazzi e quindi voglio sapere chi scelgo, ecco. Vai, Lorenzo, ti do la possibilità, tre domande, poi dopo andiamo un po' avanti, altre tre. Allora, parto con la prima, è di un anonimo, e mi chiede se credi nel maggior coinvolgimento dell'allenatore e del resto della squadra nelle esercitazioni del portiere, per rendere il più situazionale possibile il lavoro del portiere moderno. Ok, sì, credo che sia molto importante che il portiere sia integrato nel lavoro con la squadra e viceversa, perché credo che
Noi allenatori di portieri possiamo dare, come dire, allenare il ragazzo, fargli provare anche qualche situazione di gioco, ma la qualità che trova poi, la qualità di calcio in porta, del cross, della palla filtrante, del lancio, la qualità e la velocità che trova in quelle situazioni di gioco, la riscontra poi solo lì. Il portiere a volte, quando è allenato, io me ne rendevo conto anche personalmente, dopo un mese e mezzo, massimo due, che ero allenato dall'allenatore dei portieri, io capivo benissimo cosa stava facendo quando mi calciava in porta. E quindi perdevi anche un po' quello stimolo, soprattutto quella capacità di reagire, che invece puoi trovare in un'esercitazione dove può succedere qualunque cosa. Prego. Chiaro. Passo con la seconda. Vai. Vado con la seconda di Rocky Stefanelli e ci chiede se la costruzione dal basso pensi sia presto iniziare dalla categoria Pulcini oppure si può tranquillamente iniziare già da loro e se basta un lavoro di gruppo oppure se bisogna svilupparla anche analiticamente. Allora, credo che si possa iniziare anche da categoria Pulcini, ma credo che nella categoria Pulcini, se io fossi ad allenare una categoria di questo genere, cercherei soprattutto in allenamento di fargli vivere il gioco nella totalità e quindi fargli fare anche degli allenamenti dove loro sperimentano cosa vuol dire fare l'esterno basso o l'esterno alto, l'attaccante piuttosto che il centrocampista, provare a giocare anche in altri ruoli perché ti dà una conoscenza, un'apertura mentale e una ti fa essere per forza. Ti fa diventare, scusa, per forza veloce a scegliere perché sei in mezzo al gioco. E quindi quando io ho fatto il settore giovanile, facevo i ragazzi dai 10 ai 15 anni, facevamo spesso partecipare a partite, possessi palla, stretti o in campo più stretto, in campo più largo ai ragazzini perché abbiamo avuto degli ottimi miglioramenti, sia tecnici che di capacità di lettura del gioco e credo che l'allenatore dei portieri debba avere anche la conoscenza per poter migliorare analiticamente la tecnica del bambino e del ragazzino. Credo di aver risposto a tutto se. No, direi che è perfetto. Passo. Alla fine, Luca, chiediamo il voto ai nostri partecipanti delle qualità delle risposte. Va bene, sarò bocciato o promosso, insomma. Esatto. Ho rimandato. Vado con la terza, Alberto, che è di Cristiano Tagliavini. Faccio la sua, ma in realtà ne riassumo tante che ce ne sono arrivate, chiedendo la stessa cosa. E ci chiede se, secondo te, nel portiere moderno, nell'interpretazione del portiere moderno, c'è anche la modalità di parare in opposizione, quindi la croce, la spaccata, e se secondo te anche questo vuol dire appunto essere un portiere moderno, e come l'alleni, se la utilizzi, se credi che debba far parte del bagaglio del tuo portiere. Io credo che in alcune situazioni di gioco può scegliere il portiere di fare quel tipo di opposizione, che è molto efficace. Ci deve essere una distanza ridotta dall'avversario, non 5-6 metri, ma un metro e mezzo. Quando invece vedo portieri che la fanno a 5, 6, 7 metri, ecco, lì non credo che sia efficace e credo che sia efficace di più sulle diagonali, ecco, quando l'attaccante vede poca porta. Però credo che
anche la spaccata, bisogna saperla fare bene perché sia efficace, che sia un'opposizione efficace. Ci sono portieri che riescono facilmente, altri un po' meno. Io penso che la capacità dell'allenatore dei portieri sia anche, chiaro, nei ragazzini un discorso, ma nei portieri evoluti, ma soprattutto anche quando iniziano ad avere 15-16 anni, iniziare a fare come dire, un percorso personalizzato, perché ci sono ragazzi che hanno caratteristiche di un certo tipo e ragazzi che hanno altre caratteristiche, e quindi non puoi uniformare e pensare che nel mio caso quello che facevo io Luca Bucci, va bene per tutti i portieri. Ero io, avevo le mie qualità, avevo la mia struttura, avevo la mia elasticità, avevo la mia esplosività, mentre l'allenatore dei portieri bravo è quello che riesce a capire ciò di cui ha bisogno il ragazzo che stai allenando. Sono stato abbastanza chiaro? C'è qualcosa alla quale non ho risposto? Sai, a 52 anni inizio a essere vecchio, magari perdo la memoria. Direi perfetto. Albi, ti ridò la parola. Bene, una curiosità che magari può essere una curiosità per i tuoi colleghi allenatori dei portieri. Tu ti occupi a 360 gradi del portiere, nel senso che ti occupi sia della parte tecnica e anche della parte fisica, o come eventualmente dividi queste parti? No, mi occupo a 360 gradi. Non sono un laureato in scienze motorie, assolutamente, ma è sempre stata la mia passione. Diciamo un po' da autodidatta ho studiato e soprattutto ho un continuo confronto. Ad esempio, a Bologna c'è Nicolò Prandelli, figlio dell'allenatore, che è un preparatore atletico, e con lui mi confronto quotidianamente sul lavoro da fare, perché ovviamente all'ingresso, all'arrivo di un portiere, si fanno test di ingressi che di vario genere, sia test atletici che di fisiologici e quant'altro. E quindi ci sono delle schede personalizzate di prevenzione piuttosto che lavoro specifico su qualità di forza, ad esempio, se uno ha più bisogno di forza massimale o se uno ha più bisogno di forza veloce o esplosiva. Quindi con lui mi confronto spesso e poi si cerca di far fare un lavoro completo ai portieri, però io mi occupo di tutto. Di tutto bene. Se vuoi, Luca, facciamo partire anche il video che hai preparato, quello del settore giovanile, dove ci sono un bel po' di spunti, e quello lo prendiamo anche così per interagire con le Guarda, domande c'è una cosa molto interessante della quale, per quella ho messo il video, che è terzo minuto e 19 parte di 19 secondi. 3 minuti e 19 secondi. C'è un'immagine che vorrei far vedere. Se lo porti lì, mi fai una cortesia. Obbedisco, obbedisco. Bravo, bravo, bravo. Hai quasi timore, come mai? No, non quasi, non quasi. 3 minuti e 19. Vediamo se riesco ad essere perfetto. Beh, sei perfetto, guarda, ci sei già quasi. Esatto. Ci sono già? Guarda. Fai pure andare. Aspetta che abbasso un po' il volume. Ok, perché metto queste immagini? Questo è il portiere che il Chelsea ha pagato tantissimo, e Kepa, che ha preso il Chelsea quando l'allenatore era Sarri. Allora, lui è destro. Guardate in questa immagine, lui calcia una palla, diciamo, a media distanza di destro. Fai pure andare. Ok. E qui
fa lo stesso gesto tecnico e la calcia di sinistro, con la stessa qualità, ok? Fermo pure l'immagine, oppure puoi fare anche andare avanti l'immagine, io intanto faccio un ragionamento. Nel settore giovanile del Bologna abbiamo cercato di far passare questo concetto che il portiere debba calciare la palla come l'ha fatto Kepa, sia di destra che di sinistra. Noi cerchiamo di allenare i portieri a calciare la palla a media distanza e a corta distanza, quando deve andare alla sua destra, di sinistro, e quando la palla deve andare alla sua sinistra, alla sinistra del portiere, con il piede destro. Non so se sono stato chiaro in quello che ho detto, spero di sì, mi auguro di sì. Perché questo? Perché un portiere che è destro e vuole mandare la palla a corta distanza o a media distanza con il piede forte, e non lo fa con il piede debole, diciamo, deve prendere una rincorsa che è visibile e che ti dà un'indicazione molto precisa alla squadra avversaria dove portare il pressing. E se invece tu parti dritto, il portiere parte dritto sul pallone e con un passo può fare un calcio di 30-40 metri tranquillamente, può calciare sia di destra che di sinistro, e questo è un aspetto allenabile dagli allenatori e i portieri, è un aspetto analitico prima di tutto, perché deve saper calciare bene la palla, e di esercitazioni ce ne sono a migliaia che uno può fare in questo senso, ma ti dà la possibilità, quando hai un portiere di questo genere, di iniziare il gioco dal basso con un'ottima qualità e con la possibilità di non dare indicazioni su dove verrà calciata la palla. Poi ci sono ancora immagini, se vuoi far partire altre immagini che noi facciamo vedere ai nostri portieri nel settore giovanile, di cosa vuol dire essere un portiere moderno. Saper giocare la palla corta, ma saper giocare anche la palla, vedere più lontano, non solo corto. Avere anche la personalità di fare quello che ha fatto Neuer adesso, cioè un 1-2 a tre quarti campo, perché la situazione lo richiedeva. Avere le capacità di lettura che ha Neuer in questo ultimo intervento. La squadra sta... Puoi anche stoppare il video se vuoi, Alberto, qua ci sono delle esercitazioni dei nostri ragazzi. E Neuer capisce, è intelligente calcisticamente. In quell'ultima azione dove lui interviene di testa, la squadra sta attaccando, è tutta sbilanciata e lui non è nella sua metà campo a vedere se in quella palla inattiva la squadra fa gol o non fa gol. Lui pensa a quale può essere il problema e quindi interviene ben oltre la metà campo, con un intervento che vale una parata a tu per tu. È chiaro che queste cose a volte non sono così, come dire, apprezzate, un volo all'incrocio dei pali o cose di questo genere vengono più apprezzate, ma credo che questo vuol dire essere portieri moderni. Capacità di leggere il gioco, personalità, credo che anche a livello di settore giovanile la personalità sia una cosa molto importante, soprattutto nel ruolo dei portieri. Tra l'altro abbiamo fatto un sondaggio con tutti i nostri partecipanti, abbiamo chiesto quale aspetto è più importante per selezionare un giovane portiere, ne parlavi prima, è il talento o la struttura fisica? Non ti lascio, non ti dico cosa hanno risposto, sento il tuo parere.
adesso le indicazioni nel settore giovanile sono principalmente di struttura ancora. Io credo che si debba privilegiare il talento, ma credo anche che dobbiamo ricercare il talento che abbia anche struttura. Voglio dire, in un settore giovanile, nella scelta, di solito, non so, un settore giovanile professionistico, diciamo, sto parlando di quello, ovviamente, un settore giovanile professionistico si cerca di trovare struttura e talento. È chiaro che se no, su tre portieri che ho, riesco a trovarne uno di talento e due di struttura, cercherò poi di sviluppare il possibile talento su quelli di struttura. Però è chiaro che in molti casi ancora si privilegia la struttura. Richiamo ancora Lorenzo in causa, che così ti facciamo altre domande che sono arrivate. Microfono, Lore. Eccomi. Ti faccio la domanda che ci è arrivata da Michelangelo Ciotti e ci chiede se pensi che nel prossimo futuro vedremo trattare il portiere come un giocatore di movimento, anche nelle sostituzioni, durante la partita. E nella scelta tecnica, superando il vecchio concetto di primo e secondo portiere. Allora, rispondo subito a questo. In realtà c'è già stata una squadra che ha fatto una cosa di questo genere, che è stata l'Olanda in una competizione internazionale, quando cambiò ai rigori il portiere. E fu determinante il portiere che subentrò al titolare. Rimase sempre il titolare, la partita successiva andarono di nuovo ai rigori, non riuscirono a cambiare il portiere titolare, probabilmente per adesso non ricordo bene se per esigenze, e l'Olanda andò fuori ai rigori, mentre la partita prima si qualificò. E, ripetimi un attimo la domanda, che la vecchiaia... Ma niente, sintetizzando ti chiede se nel futuro prossimo credi che ci possa essere anche una... Ah sì, ok. Non credo che ci sarà una sostituzione così. È anche capitato, ci sono stati portieri che sono stati sostituiti non perché erano infortunati, ma perché l'allenatore li ha voluti cambiare, perché non erano... Scusa Luca, capitato. Scusami un attimo, c'è qualcosa, se sei tu che magari batti con la mano sul tavolo, si sente... Sì, può darsi. Ah ok, perfetto, perfetto. Può darsi. E quindi è anche capitato questa cosa della sostituzione. Poi qual era, scusami Lorenzo? Di base era questa, se sì, comunque riguarda la scelta tecnica del portiere nell'arco. Mi sembra che fosse, anche se può diventare come un giocatore, no? Il portiere può dire. No, se vedremo trattare, se verrà trattato come un giocatore di movimento. Ah, ok. Nel senso lì. Vai Lore, aspetta il microfono. Passo alla prossima domanda di Luca. Luca ci dice che ha seguito diversi webinar ultimamente in cui hanno detto che vedremo il portiere che supererà la prima linea di pressing avversaria con la palla, nei piedi. E tu cosa ne pensi? Ma in realtà sta già succedendo. Se voi avete visto Onana, portiere dell'Ajax, giocare, sta già facendo questo. Nel video che abbiamo visto ci sono portieri come Ter Stegen, come Neuer, che lo fanno. C'è stata un'intervista alla fine dello scorso campionato di Gasperini, che disse che il futuro sarà non fare più
non più cercare con tre difensori di superare la linea di pressione degli attaccanti avversari, ma di due difensori più il portiere. Quindi molti allenatori stanno andando in quella direzione. È chiaro che bisogna avere il portiere adatto, che sappia fare questa cosa. È per quello che io dico che il portiere deve saper parare, ma deve sapere anche giocare. E più si alza il livello, e più deve saper giocare, più deve saper fare scelte intelligenti per essere un giocatore integrato. E dirò di più, che io credo che il portiere deve essere, come dire, guidato. Gli allenatori di campo, l'allenatore in prima, i collaboratori, devono sforzarsi a capire cosa vogliono da quel giocatore in più, in che posizione del campo lo vogliono, perché spesso non pensano al portiere, lo vogliono come giocatore in più, ma non pensano a cosa deve fare il portiere, dove si deve mettere, in quale posizione del campo, che tipo di sostegno o di appoggio, chiamiamolo come si vuole, deve dare. Cosa devono iniziare a ragionare anche gli allenatori, non a un possesso palla con 10 giocatori più il portiere, ma con 11 giocatori. Vado con la terza domanda, Alberto, di Giuseppe Prati. Lui ci chiede se nel settore giovanile la personalità è allenabile, e io aggiungerei in generale, se secondo te è allenabile il carattere e la personalità del portiere. Sì, credo che sia allenabile. Bisogna stare molto attenti, bisogna anche cercare. Personalmente io ho un rapporto molto buono con uno psicologo, che oltretutto ha lavorato per tanti anni che si chiama Fabio Cola, non ho nessun problema a dirlo, a citarlo, che oltretutto è docente al corso master degli allenatori a Coverciano. Io mi confronto spesso con lui perché mi aiuta a capire di più sotto l'aspetto psicologico, come pormi anche nei confronti di ragazzi che magari sono anche più giovani, sono molto più giovani. Quando ho iniziato a fare l'allenatore di portiere, appunto, ho iniziato con ragazzi dai 10 ai 15 anni, in quelle categorie lì, ho chiesto a lui di farmi studiare, di capire di più cosa, anche semplicemente la postura del corpo. A volte non sempre parlare a dei bambini stando in piedi, perché loro ti guardano dal basso verso l'alto e quindi incutono un certo timore, comunque non si sentono proprio a loro agio, mentre invece se ti siedi e ti metti al loro pari o ti inginocchi e li guardi negli occhi alla stessa altezza, loro si sentono più a suo agio. Quindi ci sono tante cose che bisogna, a mio avviso, imparare, e per questo che io dico che un allenatore dei portieri o comunque un istruttore in un settore giovanile, io lo preferisco chiamare più un istruttore che un allenatore dei portieri nel settore giovanile, debba avere tante conoscenze, non solo quella tecnica, ma anche nozioni di psicologia, di fisiologia, per capire cosa fai quando vai a toccare certi tasti. E anche la personalità può essere allenabile, e credo però che bisogna farsi supportare da qualcuno che ne sa un po' più di noi, ecco. E Luca, cosa dici? Vuoi che guardiamo un altro pezzettino di video per vedere le esercitazioni del settore giovanile, oppure andiamo avanti con le domande, perché ne stanno arrivando? Andiamo avanti con le domande, tanto io l'ho detto prima, mi piace confrontarmi, poi dico la mia idea, loro mi daranno il voto, mi voceranno.
Allora te ne faccio io una mentre intanto Lorenzo fa uno screen, cioè cerchi di setacciare un po' le altre. E Luca ci chiede, nel precedente webinar che abbiamo fatto, che c'era Adriano Zancopè, che ha parlato dei portieri delle prime squadre, Adriano diceva che c'è un po' l'impossibilità da parte di un portiere adulto di essere efficace sia col piede destro che con il piede sinistro e quindi di soffermarsi di più sul miglioramento del piede forte. Lei quindi crede che sia fondamentale invece lavorare con entrambi i piedi invece? Credo che mi piace a volte ragionare con degli esempi che magari sono più efficaci. Quando io ho fatto la mia carriera da portiere, io sono destro. Quando io ho iniziato ad allenare i portieri, ho iniziato anche a voler imparare a calciare bene anche di sinistro, perché ritengo che sia utile. Per un allenatore di portieri evoluti, in questo caso, saper calciare di destro e di sinistro, sia con il piede forte, ma anche con il piede debole, con una certa qualità. Io adesso riesco a fare dei cross efficaci, ovviamente, con il destro sicuramente migliori, ma con il sinistro comunque efficaci, sia di destro che di sinistro. Quindi io quando faccio un'esercitazione sul cross, io posso spostarmi la palla sul destro e sul sinistro. Se mi sposto la palla sul sinistro e vado sul fondo del campo, il portiere in quell'esercitazione dovrà riconoscerlo e scegliere una posizione. Se vado sul destro, dovrà scegliere un'altra posizione. Quindi credo che il portiere in generale può migliorare anche a 40 anni. Io a 40 anni ho iniziato. E mi sono messo lì per migliorare il mio sinistro e adesso ho 52 anni e so calciare discretamente di sinistro. Non bene come il destro, ma so calciare discretamente, o forse anche qualcosa in più che discretamente. Quindi io credo che dipende anche dalle esigenze che si hanno nel calcio, e nella squadra dove si gioca. Io penso che giocare nei settori giovanili bisogna forzare questa cosa, allenarli per saper calciare a corta distanza e a media distanza, sia di destro che di sinistro. Poi ho un piede forte destro, devo fare un rinvio oltre la metà campo, lo farà con il destro, ma se riesce a calciare sia di destra che di sinistro, ne beneficia l'intera squadra, non solo il portiere. È chiaro che questa cosa non può, nessuno ha la bacchetta magica e non è che in un mese tu migliori il ragazzo, ma se tu inizi con le categorie under 10 a fare un certo tipo di lavoro, quelli arriveranno all'under 15 che sapranno fare benissimo quella cosa. Poi ci vorranno 5 anni, ok? Ci vorranno 5 anni. Anch'io ci ho messo un po', poi le capacità di apprendimento invecchiando non è che sono il massimo, però io credo che anche un portiere di una prima squadra. Non dico che ha torto Adriano, assolutamente, non sto facendo questi discorsi che non mi piacciono, non è nel mio stile, perché anche tutto quello che sto dicendo io è opinabile. Qualcuno No, può ma dire, io non sono d'accordo. Adriano diceva che comunque No, è no, no, ma meglio. io volevo puntualizzare, Alberto, perché non voglio sembrare quello che è qui a dire una cosa diversa da quella di Adriano, oltretutto Adriano è un amico e siamo molto in sintonia su tanti argomenti e ci sentiamo e ne parliamo. E io penso che va migliorato anche il piede sinistro perché alcune volte si può usare.
si può usare. Se c'è un retropassaggio dove tu non riesci a calciare di destro, devi saper usare il sinistro e mandare la palla più o meno distante in modo decente, ecco. Sufficiente. Adriano infatti diceva che è bene utilizzare sufficientemente il piede meno abile, nel senso che non devi fare le cose straordinarie, però comunque portarlo ad un livello sufficiente è una cosa che si può fare. Intanto che Lorenzo si prepara le altre domande, voglio anche dire un'altra cosa sui portieri evoluti. Allora, certe squadre come può essere il Barcellona, come può essere il Bayern Monaco o grandi squadre o anche squadre di buon livello, il Sassuolo ha bisogno di un portiere di un certo tipo. Non sto dicendo una squadra, il Milan, l'Inter, la Juventus, sto dicendo il Sassuolo, perché ha un allenatore con una filosofia di gioco nella quale il portiere deve sapere di calcio, deve saper giocare a calcio, deve saper interpretare quel ruolo in un certo modo. E così può essere in altre nazioni, il Borussia Dortmund ad esempio, piuttosto che in altre squadre europee. Vai Lorenzo, microfono sì, e via. Loris ci chiede dei consigli su come allenare la comunicazione nel giovane portiere. Questo è un po' particolare, nel senso che io credo che il portiere debba anche essere un buon comunicatore in base a quelle che sono anche le esigenze tattiche. È chiaro che se un allenatore usa una terminologia, il portiere dovrebbe conoscere anche la terminologia di un allenatore, in modo che si parla la stessa lingua. Però non è semplicissimo allenarlo, ma forzare il portiere anche nelle esercitazioni, non so, una semplice esercitazione dove c'è un'uscita alta. Io posso fare un'esercitazione dove faccio fare un'uscita alta a un ragazzino. Con le mani giocherà il pallone a un suo compagno. Gli dovrà per forza comunicare se è solo o se è libero, o se è all'uomo, scusate, se è solo o se è all'uomo, e quindi prendere una posizione in base a quello che gli ha appena detto, se è solo o se c'è l'uomo. Queste sono un esempio molto pratico e facile. Poi è chiaro che io credo che l'allenatore dei portieri o l'istruttore dei portieri debba essere molto presente nelle partitine, nei possessi palla, nelle partitine, quando il portiere è con la squadra, perché lì credo che incidi molto su quelle che sono quelli che sono i consigli in quella direzione, perché esercitazioni così molto semplici si possono fare, ma alla fine nel gioco è meglio essere presenti, fare la spola da una porta all'altra per cercare di far capire al portiere, al ragazzino, come deve anche parlare, comunicare con i compagni. Credo che quello alla fine sia l'allenamento migliore. Vado con la seconda domanda di Franco Agius, che ci chiede: cosa ne pensi dell'alternanza dei portieri? Se sei uno che gli piace il portiere che si alterna alla riserva, o se invece preferisci dare costanza? È difficile. Se dico preferisco dare costanza, dico che Gattuso
è uno stupido. se... Ma io credo che bisogna vivere certe situazioni, in certi ambienti, e ognuno quando ha la situazione sotto controllo direttamente e non da fuori, dall'esterno, sa perché si fanno certe scelte. E quindi al Napoli, ad esempio, succede che c'è alternanza tra i portieri, probabilmente è una cosa che serve a loro, serve. In quel caso magari può essere utile. Non so quali siano le motivazioni, ma può darsi che sia utile fare quello, in quell'ambiente, in quella squadra, con quei due portieri. Io credo che alla fine, in ogni posto, si fanno delle scelte in base al bene della squadra. Quindi, se quello è il bene della squadra, il Napoli sta facendo la cosa giusta. Gattuso sta facendo la cosa giusta. Io credo che alla fine, sono più per la continuità di un portiere. Personalmente sono più per la continuità, però non escludo a priori che dal prossimo anno al Bologna ci sia necessità di invece di fare quello che sta facendo il Napoli quest'anno. Ed è una cosa diversa invece nel settore giovanile, ovviamente, perché io credo invece che nel settore giovanile devi far vivere solo in categorie come l'Under 17, l'Under 18 e la Primavera, puoi iniziare già a fare delle scelte un po' più mirate, però già anche nell'Under 17, se hai due portieri di prospettiva, è giusto farli giocare tutti e due, mentre invece sotto, nelle categorie sotto, quando io vedo che si sceglie un portiere perché è più affidabile, storgo un po' il naso perché non va bene così. Io invece credo che nei settori giovanili, dall'under 17 in giù, si debba alternare, dare magari periodi di continuità, non una partita a testa, magari non so, 5 partite per ogni portiere, ma alla fine non puoi solo allenare un portiere nell'arco di un anno per vedere se ha prospettive vere, ma devi anche misurarlo in campo quando conta un risultato, quando c'è una partita, quando c'è un evento che crea tensione, emozione nel ragazzo, perché lì inizia a capire che tipo di personalità è, come dicevo prima, la personalità è un fattore molto importante nel ruolo del portiere, nel calcio in generale. Mi collego alla parte finale del discorso con la domanda di Eugenio Fara, che ci chiede come gestisci un eventuale errore di un tuo portiere. Anche lì non c'è una ricetta unica per tutti. Ci sono portieri che... Io ho due ragazzi che alleno, tre ragazzi, e tutti e tre sono diversi, secondo me. A uno dei tre posso fargli vedere l'errore e discutere sull'errore. A un terzo... A un altro gli dico spesso: cosa ci puoi fare ormai? Basta, non lo guardiamo neanche quello che è successo. All'altro invece devo stare un po' più attento alle parole che uso perché è più magari permaloso, suscettibile. Dipende da chi hai di fronte. È per questo che prima dicevo che bisogna avere diverse conoscenze, cercare di ampliare le nostre conoscenze a 360 gradi per fare bene il ruolo di allenatore di portiere o di istruttore di portiere, perché anche con i giovani bisogna stare attenti a come gli si parla, a quello che gli fai vedere,
non tutti accettano l'errore allo stesso modo. Personalmente io ero uno che non accettavo assolutamente l'errore. Io ne facevo una tragedia e questo è stato un limite per me. Se io fossi stato più me ne freghista su quello che mi accadeva, sarei stato un portiere migliore, ma l'ho capito tardi. Poi, chiaro, maturando, ho iniziato a capire che non potevo perdere tutto una settimana di energie su un errore che era capitato 7 giorni prima, ecco. E quindi è chiaro che fa parte di un percorso personale, ma adesso che c'è la possibilità anche di ampliare le conoscenze da parte di un allenatore dei portieri, ecco, l'allenatore dei portieri deve essere anche un po' psicologo, sapere come affrontare il momento difficile con Skorupski, con Da Costa e con Ravaglia. Bene, ti ridò la parola o vado avanti con delle domande? No, no, faccio anch'io un paio di domande a Luca, tu intanto preparane altre perché siamo verso la chiusura, non vorrei abusare della disponibilità di Luca, anche se è la tua unica comparsata dell'anno e quindi dovremo concentrare. Ma no, se può andare anche avanti un po' di più, io non ho problemi. Bene, ti faccio una domanda rispetto a quella che è l'argomento del momento, che è la costruzione dal basso. Quando come tifosi, no, guardiamo le partite di Serie A in TV e vediamo il portiere che sbaglia un passaggio perché per forza si vuole costruire, sentiamo un sacco di critiche su questa cosa del ma perché bisogna costruire dal basso, il portiere la deve rilanciare, questa sembra quasi una sciocchezza, no, tentare di fare queste cose. Tu come la vedi? Non so, che percezione hai di questo argomento? Allora, quello che io chiamo il guardiolismo è stato un po' un bene, perché quando vedi giocare quelle squadre è entusiasmante, ma è stato anche un male, perché poi tutti vorrebbero fare cose che faceva il Barcellona di Guardiola, o che, però con una qualità inferiore. Io credo che bisogna sempre cercare di capire che giocatori hai a disposizione. Ma allo stesso tempo credo anche che sarà una storia infinita questa, nel senso che quando succederà che il portiere sbaglia il passaggio e si prende gol, ci sarà la fazione che dirà il portiere deve calciare lungo, non deve rischiare, quando invece dal portiere parte un'azione che ti fa fare un gol, ci sarà la fazione che dirà avete visto? Se il portiere calciava lungo non si faceva questa azione, non si produceva questa azione, non si faceva questo gol che è stata un'azione meravigliosa. Cioè è inutile, sarà sempre così. Io personalmente credo che bisogna avere la capacità, la freddezza e anche oserei dire l'intelligenza di l'allenatore, io parlo dall'allenatore di portiere, non sto parlando dell'allenatore della squadra. Personalmente, quando ho un portiere che ha delle spiccate qualità nel gioco con la squadra e quindi che può giocare dal basso, io all'allenatore di portiere gli dico: con questo portiere tu puoi fare questa cosa, puoi fare questo tipo di gioco. Quando ho un portiere che non ha quelle qualità, io all'allenatore glielo dico, con questo portiere tu non puoi fare quel tipo di gioco. Poi, se l'allenatore vuole continuare a giocare con uscita dal basso, con un portiere che non ha qualità tecniche o
non ha freddezza, non ha personalità, non ha capacità di lettura delle situazioni di gioco, sono cavoli suoi. Noi come allenatori dei portieri dobbiamo sapere, riconoscere qual è il portiere che dà garanzie nel gioco dal basso e il portiere che non dà garanzie. Poi, portiere che non dà garanzie, bisogna saperlo allenare per avvicinarsi più possibile alla filosofia, alle esigenze tattiche dell'allenatore. Ok, quindi a soddisfare quello che è il volere dell'allenatore, cioè l'uscita dal basso. Ma è chiaro che gli si può anche dire che l'uscita dal basso si può fare in, cioè, più semplice in certi casi, più complicata se invece hai un portiere più capace a leggere il gioco. Vai Lore, ti richiamo in causa per le ultime tre domande che arrivano dai nostri partecipanti. Allora, c'è questa domanda di Fabrizio Galvan che ti chiede se lavori ancora sulla percezione visiva dell'atleta e come, sia in campo che fuori dal campo. Sì, lavoro ancora, lavoro tanto e credo che sia un argomento che mi sta aiutando molto, perché l'84% degli stimoli sono visivi e sono molto importanti. Io ho avuto la fortuna poi di conoscere un optometrico qui a Bologna che mi ha dato una mano a calibrare anche gli esercizi di campo che prima facevo da autodidatta su questo argomento. E invece adesso mi ha dato una mano e oltretutto i portieri fanno una seduta settimanale in studio sulla percezione visiva e poi durante la settimana ci sono esercitazioni che coinvolgono il portiere in questo argomento. E quindi sì, ci sto lavorando e mi sta dando ottimi frutti. Poi dire quali sono, ci sono esercitazioni molto semplici che possono riguardare gli aspetti della percezione visiva, che sono il campo visivo, piuttosto che le saccadi, piuttosto che i frame, ma qui si va a parlare poi di cose molto particolari. Però ci sto lavorando e sono convinto che migliorando anche di pochi la percezione visiva ti permette di migliorare la capacità di scegliere le cose, perché la percezione visiva non è quello che vedo, non sono i 10 decimi, ma sono percepire, quindi nel mio campo visivo cosa percepisco, elaborare, quindi il passaggio al cervello, e scegliere una soluzione al problema che si sta creando. Quindi più riesco a far elaborare velocemente il mio portiere, più lo alleno a elaborare velocemente, prima arriva la scelta per risolvere la situazione. E quindi questo processo ti permette di migliorare anche di pochi centesimi di secondo l'elaborazione e la successiva scelta, e quindi risolvere o non risolvere una situazione. Quando dici lavoro in campo e anche fuori dal campo, ci puoi così a grandi linee spiegare anche cosa intendi col lavoro fuori dal campo? Fuori dal campo noi abbiamo le Fitlight, che sono luci con sensori che ti permettono anche di misurare in quanto viene spenta la luce che si accende, oppure i portieri a Bologna si allenano, non solo i portieri della prima squadra ma anche del settore giovanile, tutti i portieri del settore giovanile. Adesso con il Covid è un problema, però fino a prima di questa era del Covid si allenavano anche i portieri del settore giovanile, e noi abbiamo una stanza
dove c'è uno schermo dove arriva l'optometrico una volta alla settimana e i portieri si allenano su questo schermo con vari, su vari aspetti della percezione visiva. C'è un test di ingresso, un test iniziale, che poi, e poi monitoriamo con i test successivi i miglioramenti. Mentre in campo ci sono esercitazioni, come dicevo prima, anche faccio un esempio molto semplice. Se io faccio tre zone su un'uscita alta, se io faccio tre zone colorate e faccio un cross, il portiere è in porta e gli chiedo al portiere, non guardando al centro, ma semplicemente continuando a guardare la traiettoria del pallone, cioè, mi deve saper dire un secondo portiere che parte 1 metro fuori dall'area di porta in quale delle tre zone colorate sta andando. Adesso non so se sono stato chiaro nell'esposizione. Sì, mentre quindi il portiere guarda la traiettoria con la coda dell'occhio, deve riuscire a vedere cosa Esatto, succede al quello è un centro. allenamento della percezione visiva. Del campo visivo, della visione periferica, scusate. Se io gli chiedo, prima che io faccia il cross, di guardare, di girare lo sguardo e guardare al centro dell'area per vedere dove va l'attaccante, in quale zona colorata, e successivamente guardare di nuovo il pallone per andare in uscita alta, sto allenando il saccadi. Okay, sono due aspetti della percezione visiva. E così posso fare anche con dei semplici tiri in porta dove metto un portiere sul vertice dell'area piccola, calcio io dal limite dell'area e il portiere sul vertice dell'area piccola o due portieri sul vertice dell'area piccola hanno casacche colorate di diverso colore, giallo e blu. Il portiere che importa, che riceve il mio tiro, deve vedere, mentre io calcio, dopo che io ho calciato, quale casacca colorata uno dei due portieri sul vertice dell'area piccola ha alzato. Sono stato chiaro, Alberto? Assolutamente sì. Se avessi saputo di queste domande, l'avrei fatto vedere i video perché ho i video delle esercitazioni. Quindi ci so, e anche in questo caso puoi allenare la visione periferica. Chiaro che questi tipi di allenamenti ti permettono di migliorare tanti aspetti della percezione visiva, che è, come dicevo prima, soprattutto percepisco elaborazione nel mio cervello e reazione a uno stimolo. Cambiamo argomento e ti chiedo, chiari, sono arrivate delle domande sulla nostra scuola, la scuola degli dei portieri italiani, no? Anche nel tuo video la riprendevi. Cos'è cambiato? Perché noi in questo momento non siamo più quelli che costruiscono i grandi portieri? Allora, più che scuola, io parlerei di tradizione dei portieri italiani. Non credo che noi abbiamo una scuola vera e propria. In Germania è una scuola. In altre nazioni, in Svizzera, in Belgio. Queste nazioni hanno stilato un protocollo, la federazione, dove ci sono indicazioni precise, ci sono corsi non so quante volte all'anno per continuare a studiare e ad evolversi. Io credo che in Italia c'è chi, adesso parlo, c'è chi vuole che se la parata finisca appoggiando il pallone a terra, c'è invece chi vuole che il pallone non tocchi mai per terra e sarà, come dicevo prima,
come dicevo in precedenza, ci saranno queste due fazioni in eterno. Credo che noi siamo molto, molto bravi in Italia a preparare tecnicamente il portiere. Credo anche a volte che in alcuni casi scambiamo la tecnica per estetica. E questo non va bene. E in alcuni casi riusciamo a spaccare il capello non in quattro, ma molto di più, su un argomento specifico, tipo l'appoggio dei piedi, oppure come si fa un certo tipo di intervento, un certo tipo di uscita, e ci perdiamo invece in quello che è l'universo del portiere. Guardiamo solo un argomento che è piccolissimo rispetto a tutto quello che riguarda il ruolo del portiere. Noi siamo bravi, ma sotto certi aspetti, ma credo che ci perdiamo a volte in quelli che sono, come dire, dei particolari che diventano anche inutili. Passo la parola a Lorenzo, che ti fa quindi un'ultimissima domanda, e poi quella più difficile ce l'ho io, me la sono tenuta proprio alla fine per chiudere, proprio per vedere se prendi 110 e lode oppure senza lode. Vai Lorenzo. Faccio una domanda di Paolo Spiga che ti chiede una curiosità: qual è secondo te il portiere più forte di tutti i tempi e perché? Portiere più forte di tutti i tempi non si può dire. Perché ne abbiamo parlato stasera? Perché c'è stata un'evoluzione nel ruolo che non ti permette di dire qual è stato il portiere più forte di tutti i tempi. Non so, si parla di Yashin, o in Italia parliamo di Zoff, o in Germania parlano di Sepp Maier, o Gordon Banks in Inghilterra, piuttosto che invece parlano di Neuer in Germania adesso, ma Neuer è un portiere completamente diverso da Sepp Maier. Zoff è un portiere completamente diverso con l'attuale portiere della nazionale, che è Donnarumma. Non si possono fare paragoni di questo genere. Credo che in base all'evoluzione del ruolo, in base all'era in cui ci troviamo, se si può dire così, si può dire questo è il portiere più forte in questo momento. E io credo, come dicevo prima, che Neuer in questo momento è il portiere più forte. Se la gioca con Alisson, secondo me, però credo che Neuer sia il portiere più forte in questo momento nel panorama calcistico italiano. Non so se sono stato chiaro, spero di avere... so che magari si vuole scegliere a tutti i costi, dire Zoff piuttosto che Zenga, piuttosto che Peruzzi o Buffon o Donnarumma. Ricordiamoci una cosa, che noi spesso... pensiamo che i portieri più forti sono da noi in Serie A. Poi i nostri portieri, quando sono andati all'estero, invece non hanno fatto granché. E io ho alcuni contatti di amici che di varie nazioni. I portieri italiani non sono molto considerati. Quando noi avevamo ad esempio Frey qui in Italia, in Francia non dicevano che era uno dei portieri più forti francesi. Per loro ce n'erano molti di più in Francia,
molti più portieri in Francia che giocavano, che erano più forti di Frey. Molte squadre non scelgono portieri italiani, molte grandi squadre non scelgono portieri italiani, scelgono portieri spagnoli, tedeschi. Quindi è per questo che io dico, fermiamoci e facciamoci qualche domanda. Dove stiamo andando noi? Ma non esiste in questo momento un protocollo, non dico, vabbè, sì, protocollo di riferimento che magari dalla federazione, non so, da chi per la costruzione del futuro portiere italiano. Esiste qualcosa? Esiste un movimento? Sì, sì, adesso stanno cercando di farlo, ma credo che non si riuscirà mai, perché alla fine... noi siamo un po' così, noi italiani, cioè alla fine quando torneremo a casa dal corso di Coverciano faremo quello che la nostra storia ci ha insegnato. E quindi se per me è giusto allenare il portiere in un certo modo, io faccio quello, perché io sono stato allenato così, perché io ritengo che sia giusto fare così. Invece io credo che ci voglia apertura mentale per conoscere le cose, conoscere anche perché in Germania allenano in un certo modo. Poi quando tu conosci tutto, puoi riflettere sulle cose che ti hanno proposto, che ti hanno detto. Dopodiché, dopo una riflessione, puoi dire... Allora, quell'aspetto credo che sia giusto e quindi lo immagazzino e lo uso. Altri aspetti magari no, perché non sono attuabili solamente culturalmente in Italia. E quindi, però io credo che bisogna avere apertura mentale e cercare di conoscere cosa succede in altre zone del mondo per migliorarsi come portiere, perché c'è una eterna discussione sulla croce iberica, no? Quella di cui si parlava prima. Quelli che dicono la croce iberica sì, quelli che dicono assolutamente no. L'uscita, l'opposizione va fatta in modo come si faceva, come mi hanno insegnato al sottoscritto, ma l'hanno insegnato 40 anni fa, 50 anni fa, stanno cambiando i tempi. E allora cosa facciamo per essere al passo con i tempi? È questo, curiosità, cercare di conoscere e cercare di capire cosa può servire al portiere che stiamo allenando, ai ragazzi che stiamo allenando, ai bambini che stiamo allenando, e non focalizzarsi solo su aspetti di porta tecnici, dimenticandoci che sta diventando anche un giocatore il portiere. Non lo possiamo fare. Se lo facciamo, siamo anacronistici, siamo fuori dal tempo. Luca, chiudiamo ringraziandoti, perché stanno arrivando anche un sacco di messaggi dove hanno apprezzato la tua personalità, il tuo modo di porti, la tua competenza e proprio la tua umiltà, per cui veramente non le dico io queste cose, sono tutte arrivate scritte, quindi non lo dico per... Mi stai dicendo solo le cose belle, ma ci saranno quelle brutte, è meglio che le... Esatto, però la domanda che volevo farti, che secondo me è una delle più difficili... Ma è una tua domanda, Alberto? È una mia domanda, okay. È una mia domanda. Okay. Secondo te l'allenatore dei portieri deve allenare solo i portieri o può fare anche qualcos'altro? Non ti rispondo. No, scherzo. No, rispondo. Io credo che l'allenatore dei portieri debba conoscere anche il calcio in generale, la tattica in generale, la tecnica, deve conoscere
la tattica quando si gioca con una difesa 3, una difesa 4, una difesa 5. Deve conoscere cosa fanno i centrocampisti, cosa fanno gli attaccanti. Deve conoscere molto bene quella che è, quali sono, qual è la filosofia di calcio dell'allenatore, quali sono, cosa vuole fare l'allenatore in campo. Deve conoscere molto bene cosa vuole dai difensori, se vuole una linea difensiva aggressiva, alta, che fa il fuorigioco, o se invece vuole una linea difensiva più attendista, che non fa il fuorigioco. Se fa, vuole più un uno contro uno, se vuole più una marcatura zona. Quindi in base a quello può anche dare dei consigli al portiere e può anche dare dei consigli al difensore. Sotto certi aspetti io credo che noi come allenatori di portieri, perché siamo anche molto attenti ad analizzare il singolo atleta, possiamo essere un valore aggiunto per un allenatore, perché gli allenatori guardano il complesso, guardano un po' tutta la squadra, no? E magari hanno un difensore che non salta benissimo di testa. Noi potremmo dare dei consigli su questo, su come migliorare, perché a volte i difensori non riescono a correre bene per andare a saltare in terzo tempo, in avanti, indietro, mentre invece noi abbiamo la conoscenza per migliorare proprio questo aspetto, cioè cercare di correre bene nelle varie traiettorie, in avanti, indietro, in diagonale indietro, laterale, per cercare di andare su una traiettoria alta. E quindi possiamo dare dei consigli anche all'allenatore. Io credo che l'allenatore dei portieri è uno specialista, ma se viene utilizzato anche dagli allenatori nel modo giusto, può essere, come dicevo prima, un valore aggiunto. Luca, io veramente non so come ringraziarti, perché è stata una bellissima serata. Ci hanno seguito circa 200 persone tra la piattaforma Zoom, la diretta Facebook, e non so, forse anche di più, perché poi all'inizio erano 200, poi saranno diventate sempre di più. Io ti ringrazio tantissimo, perché anche per noi come YouCoach è stato veramente un onore e un piacere poterti avere come ospite. Spero che sia stata una bella serata anche per te, lo auguro. È stata una bella serata anche per me, vi ringrazio per l'invito, è sempre un piacere. Tu poi sai che puoi chiamarmi anche altre volte. Bene, ti ringrazio, quindi sono arrivati solo complimenti, ma come ti ripeto e sottolineo, complimenti relativi proprio al modo di porti e alla competenza che traspare dalle parole che dici. Quindi veramente bella, è stata proprio una bella serata. Grazie. Grazie. Io a voi, saluto tutti quanti, quelli che sono intervenuti, quelli che non sono riusciti a fare domande. Mi dispiace se... Dimmi. Però sei tu che devi chiudere, e di solito si chiude con un consiglio a tutti i tuoi colleghi allenatori. Ma di consigli credo che, insomma, più o meno ne ho dati, non so se saranno utili o meno, però batto di nuovo su quel tasto e lo dico anche a me stesso. Quando smetterò di essere curioso, vuol dire che avrò finito di fare l'allenatore dei portieri. La curiosità è quello che ti spinge ad andare sempre oltre, a migliorarti, a sapere sempre di più, perché più hai conoscenza e più hai possibilità di migliorare. Meno hai conoscenza e più rimani chiuso
e non hai possibilità di migliorarti. Bene, spero che questo consiglio, insomma, se lo siano annotati tutti quanti, io per primo, perché veramente lo sposo, e niente, ti ringrazio. Buonanotte a tutti i nostri colleghi che ci hanno seguito. Vi ricordo che, siccome il mese di marzo ha 5 lunedì, il prossimo lunedì facciamo festa, per cui saltiamo l'appuntamento e ci rivediamo ad aprile, subito dopo Pasqua, per il mese della tecnica. Vi ricordo che nella chat trovate anche il buono sconto per gli